Sì, buonasera cari amici, siamo questa sera, insomma, da Missile Mary. Tra pochi minuti stiamo per parlare con un grande calciatore del passato, un calciatore che ha lasciato un segno importante nella storia del calcio italiano, del calcio che conta sostanzialmente. Per cui, visto che oggi è il giorno del suo compleanno, vogliamo assolutamente parlare con questo grande calciatore, che poi è Mario Brugnera, come avete visto dalle slide che abbiamo mandato questa sera. E allora dovrebbe essere in diretta Brugnera dalla Sardegna, credo. Vediamo se c'è. Buonasera, Mario. Buonasera, mi senti? Sì, certo che ti sento. Intanto buon Ah, grazie, compleanno. grazie. Come Ma stai? sono solo 75. Vabbè, non li diciamo, gli anni non ti preoccupare, non è un problema quello. Diciamo che sostanzialmente l'importante è portarli bene, stare bene con se stessi e ovviamente, insomma, vivere bene gli anni che comunque trascorrono per tutti, Allora, nel bene o nel male. Senti hai Mauro, ragione. questa sera abbiamo pensato di fare questa diretta. Ecco, forse state facendo qualche piccolo accorgimento. E abbiamo pensato di fare questa. Stiamo cercando di mettere a posto il telefonino, ma puoi parlare tranquillamente. Sì, allora dico, stiamo comunque parlando con una persona che ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano, anche con il Cagliari, come sappiamo, e poi tu hai giocato anche a Bologna, a Firenze, con la Fiorentina, tra l'altro hai vinto lì una Coppa Italia. E allora, Mauro, Sì. innanzitutto, che cosa c'è come ricordo della tua esperienza in un calcio che obiettivamente, diciamocelo con molta franchezza, è rimasto poco o comunque quello che rimane probabilmente, non è il tuo calcio? Allora, questo che stai dicendo è un po' la verità, però non è colpa di nessuno. È solo che in questo momento lo sappiamo che il calcio adesso chi ha più soldi comanda. E noi adesso chi sta comandando è Sky o DAZN. Sono loro che stanno dettando legge. Perciò noi ci dobbiamo adattare a loro. I giocatori sono quelli che sono, che io non vedo grandi campioni. Ce ne sono due soli. Messi e Ronaldo, tutti gli altri sono dei giocatori per farne 11 in campo. Chi comanda è sempre, noi diciamo, i soldi, ecco, su denari accade. Senti Mauro, noi sappiamo come, appunto, come dicevi tu, questo calcio, insomma, è strano o comunque forse è normale, il segno dei tempi, no? Ma io vorrei Sì. cominciare dalla tua carriera, no? Per cercare di capire cosa ti rimane dentro, per esempio, degli anni, della tua infanzia o comunque degli anni della Fiorentina, anni importanti, tanto continuiamo a vedere delle immagini di quegli anni che sicuramente hanno visto sbocciare questo campione. Io tra l'altro ti devo dire che più volte ti ho visto giocare anche a Palermo, no? Quando sei venuto a Sì. giocare, tra l'altro un piede molto molto importante, una visione di gioco, ecco. Un regista, possiamo dire, da altri tempi, anche se poi io mi ricordo di te come libero, no? Negli ultimi anni, se non ricordo male. Ecco, che ricordi hai di quegli anni alla Fiorentina, per esempio degli Amrin, degli Albertosi, che poi hai avuto anche a Cagliari? Beh, io ho iniziato a giocare nella Fiorentina che era nel 63, che c'erano dei giocatori grandissimi, forse più grandi, non parliamo che c'era Seminario, lo sai anche te, che ha vinto 5, 4, no, erano 3 mondiali col Brasile. Poi c'era Maschio, Lo Iacono, Seminario, c'erano dei grandi campioni. E io cercavo di imitare quei giocatori,
E lì ho imparato un pochettino, insomma, guardando loro ho imparato a giocare a calcio. Un pochettino lo sapevo, però quando sei vicino a dei campioni così, senz'altro impari a giocare, capito? Io nella Fiorentina ho vinto un Viareggio, ho vinto una De Martino, ho vinto una Coppa Italia, ho vinto una Metropa, insomma qualcosa ho vinto. Poi sono venuto a Cagliari. Che ho vinto lo scudetto col Cagliari, portando il Cagliari prima al secondo posto, poi al primo, poi abbiamo avuto la sfortuna che si è fatto male Gigi, se no vincevamo anche al secondo scudetto. E adesso magari giocatori proprio di classe come era Totti, Baggio, Del Piero, ce ne sono, non ce ne posso dire, non ce ne sono. Sono 11 giocatori. Che sembrano dei computer che vanno in campo e corrono, corrono, corrono e fanno gol quando passano la palla indietro al portiere. Non so se... Caduta la linea? No, sono qua, parliamo dico, del campo, parliamo degli anni del Cagliari. Sono stati anni, sinceramente, per te forse direi importantissimi, no? Perché sappiamo, io sono palermitano, sappiamo come nelle isole si ama il calcio, si è caldi, per certi versi anche qualche volta in eccesso. Ecco. Però Cagliari ti è entrata nel cuore, avete vinto un grande scudetto. E spesso si dice, secondo me anche sbagliando, il Cagliari di Riva, no? In realtà non è vero, perché era un Cagliari di tanti calciatori per bene, ragazzi d'oro. Io parlo ovviamente, mi ricordo Albertosi, ma mi ricordo tanti altri, Daigori, anche Martina Donna. Hai ragione, quello che stai dicendo è verissimo. Che non dimentichiamo che avevamo un Albertosi, un Martina Donna, un Signoli, un Mancini. Dopo, non dimentichiamo di Cera, Gori, Domenghini, Greatti, capito? In quell'anno lì che abbiamo vinto lo scudetto sono andati in nazionale 6 giocatori. Era convocato anche Tomasini e Brugnera, però poi Tomasini si è fatto male e io quell'anno mi sono operato l'ernia. Con ciò sono andati 6 giocatori del Cagliari, sono andati ai mondiali in Messico. Era una grandissima squadra, forse una delle più grandi squadre che ha avuto l'Italia, posso dire. Eravamo solo 16 giocatori. Io sono venuto a Palermo. Te lo sai, l'anno dello scudetto, che abbiamo perso 1-0 gol di Troia, che poi siamo andati a Bari, abbiamo pareggiato e lì avevamo paura di perdere lo scudetto. Però dopo ci siamo ripresi. Noi siamo venuti a giocare anche molte volte a Catania. Perciò Palermo, la Sicilia, Palermo, Catania, ce la ricordiamo bene. Abbiamo un brutto ricordo che c'è il Palermo ci ha fatto prendere paura. Potevamo perdere anche lo scudetto e lì abbiamo perso che dopo sia Palermo e Bari, perché noi abbiamo perso a Palermo, poi siamo andati a Bari, abbiamo pareggiato e abbiamo detto qui abbiamo perso lo scudetto. E so erano, insomma, sono, erano 2 squadre che poi sono retrocesse. Noi abbiamo perso 3 punti. E invece poi c'era, insomma, abbiamo ripreso a giocare, ce l'abbiamo fatta fino alla fine, col pareggio con la Juve a Torino e poi battendo il Bari in casa. Sì, adesso si sente, no? Perché dopo me. Data via la linea? Pronto? C'è una bella camera.
Sì, ma non data via la linea. Riusciamo a riprendere di nuovo la linea con il signor Nicolai, col signor Nicolai, col signor Brugnera. Insomma, stavamo parlando della storia, insomma, della grande storia del suo passato. Ora, un attimo solo, vediamo se riusciamo a ricontattarlo. Penso di sì, un attimo solo, dateci un po' di minuti, è il bello della diretta. Intanto vi faccio vedere le bellissime immagini di Brugnera quando, insomma, solcava i grandi campi di calcio. Un attimo solo, vediamo se riusciamo a parlare con lui. Mi senti adesso, Mario? Ah sì, adesso ti sento, ogni tanto si vede che... Ma era un problema vostro, però, eh? E allora Sì. ti stavo dicendo, parliamo di grandi calciatori del passato, e abbiamo avuto, insomma, una piccola memoria. Parliamo, per esempio, di Domenghini, Angelo Domenghini, no? Un grande Sì, calciatore allora... importante per la vostra squadra, e sappiamo, ecco, cosa significa per i tifosi del Cagliari, ma non solo del Cagliari, questo nome. Ecco, che ricordi Sì. hai, per esempio, di questo campione? No, veramente un grande giocatore. Non dimentichiamo che ha vinto tutto con l'Inter. Poi è venuto a Cagliari con lo scambio perché l'Inter ha voluto Boninsegna, è venuto a Cagliari Domenghini, Gori e Poli. E Angelo Domenghini, io mi ricordo sulla fascia, per me è stata la più grande alla destra che forse... Non dico forse che ha avuto l'Italia, capito? Perché io mi ricordo che avevamo Nenè prima, l'ala destra, dopo Nenè l'ha spostato a fare la mezzala e Angelo l'ha preso la fascia di ala destra. Poi non diciamo che era un ragazzo meraviglioso anche fuori dal campo, capito? Io con Angelo, anche ora ci sentiamo sempre, siamo degli amici. Per me è stata la più grande alla destra che ha avuto l'Italia. Non si sente più. Bibi. Non si sente niente. Non lo sento. Lui dice siamo noi. No, sì, è impossibile. Mi senti, no? Abbiamo qualche problema, mi dispiace, ma intanto poi darò i saluti poi di altri calciatori. Un attimo che stiamo tentando di ricollegarci di nuovo con... Un attimo solo, vediamo, ecco, rientrato di nuovo. Entra. Mi senti, Mario? Sì, ti sento, ti sento. Allora, senti, ti volevo dire, ecco, intanto ti fa gli auguri Vito De Laurentiis, Vito De Laurentiis, ex calciatore, se ti ricordi, del Varese. Del Varese, sì. Anche Di a lui. Varese sono stato molte volte, sono stato, abbiamo con la Fiorentina e sia col Cagliari. Mi ricordo una volta a Varese che Boninsegna ha preso solo 11 giornate di squalifica a Varese. Senti Mario, ma tu ti ricordi di un certo difensore, qualche autogol, ecco, ma poi fu un grande eroe di quella squadra. Come si chiamava? Comunardo Nicolai.
tipo era questo comunardo Nicolai? Forse, guarda, ti ricordi che è andato anche in nazionale, Sì. ha giocato la prima partita, la seconda si è fatto male, capito? Allora, insomma, il posto l'ha preso Rosato. Però Nicolai è partito in nazionale in Messico come titolare, c'era anche lui. Sì, Nicolai sì. è uno che ha giocato 15 anni a pallone e ha fatto solo, mi sembra, 4 autoreti. Però è stato l'anno dello scudetto Sì. e sono state memorabili, capito? Sì. Quelle sono rimaste nell'idea, nel cervello di tutti i tifosi sardi, insomma, tutti i tifosi Comunque italiani. Grandissimo, un grande Nicolai, soprattutto. E allora, grandissimo, guarda. senti, ascolta un attimo Mario, c'è un signore che vuole parlare con te. Sì. Ciao Brugnolo! Ehi, Come bene, bene. stai? Chi Insomma, è questo, eccola. Mario? E come Brugnolo così, chi era? Gorio. No! Perché non Lo volevo senti o no? sentire chi è che non si È sente troppo Nicolai. bene. Ah, Nicolai? Sì, è qui in linea Nicolai? con noi. Ah, ecco. Perché anche Com'è? voi, cavolo, Nico, come stai? Io bene. Siamo Finalmente sta a tutto a posto, sì. bene, 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 bene. Come? dice la famiglia come va? No, tutti bene. Tutto a E posto. poi, Senti, con senti, Nico senti. ci sentiamo sempre con Nico. Poi È siamo rimasti vero, un'amicizia, proprio veramente un'amicizia sentiamo, alla sì. lunga. Senti, Capito? Comunardo, una domanda ti volevo fare. Volendo esprimere, no, questo ragazzo, anche se lui dice che ha 75 anni, ma ne dimostra molto, ma molto meno, ti volevo chiedere, questo ragazzo, questo Nick, questo Brugnera, che calciatore era e che, diciamo, che carriera ha avuto? Secondo me era da nazionale. D'accordo perché Mario aveva tutto per giocare al calcio, è sempre stato, poi anche quando venne la Fiorentina lo chiamavano nuovo Pelé o roba del genere. E perciò Brugnera tecnicamente non ha niente da invidiare a nessuno. Senti, Troppo forte. Comunardo, volendo un po' parlare di quella stagione dello scudetto, no? Secondo te, qual è stato il momento più importante e l'uomo più importante? Ovviamente mi aspetto da te Riva, però in realtà forse non è così. No, perché se andiamo a vedere abbiamo subito solo 11 reti, noi abbiamo ancora il record di reti subite, perciò di là della bravura e la classe di Riva, ma anche gli altri che stavano dietro non erano male, via. Diciamo così. Cosa è stato per Cagliari quel momento, diciamo, quel trionfo forse unico per la bellezza, no? Nella storia del calcio? Cos'è ancora per Cagliari? E anche per la gente sarda, specialmente Cagliaritani e poi anche tutta la Sardegna, direi. Io credo che abbiamo fatto una grande cosa e niente, che è andato tutto bene. Va bene, e allora intanto grazie a Comunardo. Arrivederci, grazie, tanti, un bacione alla Sardegna. Ciao Nico! Nico, ci sentiamo! Ciao Mario! Dai, Salute a ci tutti! sentiamo Va noi! In gamba, Nico! Ci sentiamo! bene, buonasera, ciao, ciao Comunardo. Arrivederci! Ciao, 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 ciao. ciao! Mario, l'ultima Sì. domanda ti volevo fare, poi comunque ti rinnoverò gli auguri. In quegli anni, no, c'era un vivaio e un grande calcio italiano che sfornava il meglio di se stesso,
parliamo dei Mazzola, parliamo dei Rivera, parliamo anche dei Riva, no? Forse per certi versi, ecco, qualcuno mi scrive anche di ricordare Pierluigi Cera. Ecco. Quello che ho detto prima, Sì, mi sta però scrivendo allora, adesso. guarda, io credo che in Italia non ne faranno un'altra squadra come era il Cagliari nel 70, perché avevamo un giocatore, ogni ruolo era veramente occupato dallo stopper, i terzini. Poi non parliamo che Albertosi ha preso solo 11 reti in 30 partite. Avevamo Riva che ne faceva sempre sui 25, su 30 partite. Perciò era veramente una squadra affiatata che giocava a occhi chiusi, capito? Poi non dimentichiamo, come hai detto te, che in Italia avevamo i migliori portieri forse del mondo. Avevamo una scuola di portieri favolosa, che adesso, come vedi, c'è Non c'è solo, più. non c'è più, c'è un porta Donnarumma, poi non ce ne sono altri. Avevamo dei stop. Io davanti a me, purtroppo, in nazionale non sono mai andato, sono andato in nazionale B perché davanti a me si chiamavano Rivera e Mazzola. Poi Infatti. avevo dei sisti. Con ciò c'era due giocatori, Mazzola e Rivera, e in quel periodo dopo Pelé venivano loro, capito? Sì. Con ciò erano tutti italiani, erano tutti italiani, capito? E adesso purtroppo italiani non ce ne sono più, io non ne vedo, buoni giocatori, abbiamo una squadretta, sì, insomma. Però non vedo che possiamo fare tante cose con una squadra dove in Italia abbiamo solo stranieri. Vado via tutto. Vado via un'altra volta? Purtroppo ci sono problemi tecnici, insomma, che conosciamo tutti, insomma, che possono succedere in una diretta. Poi, tra l'altro, questi grandi campioni del passato, insomma, col computer hanno una dimestichezza relativa. Ci sei, Mario? Sì, ci sono, ci sono. Senti, Mario, ti volevo fare un'ultima domanda, poi chiudiamo. Senti, nella tua stagione, nella tua storia, mi segui? Sì, ti sento. C'è anche Ti una sento. retrocessione in Serie B. E Sì, è stato. poi ascoltami. E poi mi ricordo nell'anno in cui il Lanerossi Vicenza di Rossi Sì. vinse il campionato di Serie B per andare in Serie A, io mi ricordo che voi avete fatto un grande campionato, no? Però siete arrivati agli spareggi con Atalanta, mi pare Pescara, E e lì pescare, sì. avete perso purtroppo la Serie A perdendo 2-1 con l'Atalanta. Ecco, mi ricordo in un'intervista che lì hai detto che per te era la più grande amarezza da quando giocavi a calcio. Mi confermi? Stata un'amarezza, come hai detto te, grande, perché se ti ricordi bene, noi il campionato l'avevamo vinto. C'è stato quell'arancio che abbiamo vinto in casa, invece qualche tifoso del Cagliari ha buttato un arancio, ha preso Canito in testa e lì ci hanno tolto i 2 punti, e noi allora siamo arrivati ai spareggi. Abbiamo perso i pareggi con l'Atalanta e il Pescara, però noi sul campo l'avevamo vinto, insomma abbiamo vinto la posizione. E lì è stato un pochettino l'amarico che ho avuto. Ho detto, quell'arancio che un tifoso ha
buttato in campo e non ci ha fatto andare in Serie A. Senti Mario, quanto hai dato al calcio e quanto hai ricevuto dal calcio? Io dico che forse ho dato più di quello che ho ricevuto, guarda, perché io ho giocato, metti, 14 anni a Cagliari. Cagliari sono stato bene, ma al Cagliari a me poi quando ho smesso di giocare mi hanno mandato via, non ho avuto niente, ho avuto solo l'affetto dei tifosi, ma anche ora il Cagliari di noi non si sta interessando. Perciò io vivo la mia vita tranquillo con i miei figli, i miei nipoti, con mia moglie, sto bene a Cagliari, stiamo bene dappertutto perché vado a Venezia, a Firenze. Vado dove posso andare, adesso magari un po' meno perché c'è il coronavirus, però io Cagliari, come ho detto, io Cagliari ho fatto cambiare il Cagliari perché te lo sai che a me mi hanno mandato in Sardegna, come si diceva prima, ti mando in Sardegna, che era diciamo un castigo qui e lì, io sono venuto in. E noi, insomma, che eravamo tutti continentali, ci chiamavano Sardegnoli, ci chiamavano Banditi, e piano piano e noi abbiamo fatto cambiare questo parere a tutta Italia, che poi siamo diventati la squadra simpatia, tutti ci amavano, insomma, ci amavano, e poi siamo diventati l'isola. Che forse l'isola migliore d'Europa è stato grazie a vincere lo scudetto, che tutti si sono innamorati del Cagliari e della Sardegna. Però, come vedi, io che ho giocato 16 anni, poi non ho mai fatto l'allenatore, non ho mai fatto l'accompagnatore, non è. E vedi che mi hanno detto, insomma, ho smesso di giocare, sono andato a Carbonia, sono stato bene a Carbonia, poi per l'età sono arrivato a 40 anni e ho smesso di giocare. Però purtroppo io al Cagliari ho dato uno scudetto, ho dato un secondo posto, capito? L'ho fatto diventare la migliore isola d'Europa, però io dal Cagliari purtroppo non ho avuto niente. Cagliari calcio. E ti ricordiamo invece noi da Palermo, e già questo è qualcosa, l'altra isola, con grande affetto. Allora Mario, intanto mi scuso per i problemi di linea che abbiamo avuto, ma purtroppo le tecnologie sono queste. Ti auguro, come se veramente fossimo vicini, un grande abbraccio. Ti dico complimenti per quello che hai dato al calcio, soprattutto per il rispetto che hai ogni qualvolta che ti chiamo per un'intervista. Sei sempre gentile, generoso. Salutami la signora Gianna, che ho conosciuto già da tempo, insomma, quando ti ho intervistato la prima volta. Un abbraccio, grazie per quello che hai dato al calcio e che continui a dare con queste belle interviste. Un abbraccio e auguri, eh! Ringrazio voi, facciamo un grande scambio. Io saluto tutta la Sicilia e E spero, io perché io saluto la ho Sardegna. voi tutta, io ho un fratello ad Agrigento, ho dei parenti ad Agrigento, cioè i miei, insomma, i figli, i nipoti, i figli di mio fratello ad Agrigento. Con ciò mi sento anch'io un pochettino siciliano. E allora, quando Ringrazio vai ad tutti i siciliani. Agrigento, Mario, quando vai ad Agrigento da Palermo, io sono a Misilmeri, Misilmeri è di passaggio, no? È sulla Io Palermo Agrigento. Ti aspetto. senz'altro ti ringrazio, saluto tutto voi e tutta la Sicilia e a presto allora. Un abbraccio, Mario, Un grazie e abbraccio, intanto ciao, buon compleanno grazie, ancora. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Ciao. ciao, ciao, ciao.